Ci sono momenti che vorresti finissero subito, o magari non arrivassero mai. Momenti di delusione, di scottature dolorose che bruciano per mesi, per anni, sulla pelle e nell'anima. Lampi, fotogrammi di vita che per quanto provi a cancellarli dall'album dei ricordi, resistono sempre a lungo nel tempo. Ma poi ci sono anche momenti che vorresti non finissero mai, magici e indescrivibili, che portano con sé la magia di fermare il tempo. Quando arrivano, capita che un attimo possa durare un'ora, un'ora un giorno una vita intera. E allora è permesso staccare la spina, dimenticarsi del mondo, chiudere gli occhi e assaporare il gusto dolce di una vittoria, attesa da 12 anni. È passato tanto tempo dall'ultimo campionato di C1. In questo periodo il Benevento ha conosciuto la vergogna di un'esclusione dai professionisti, ha scontato una lunga pena tra i dilettanti e conosciuto l'umiliazione di affrontare squadre di quartiere o parrocchiali. Ha dovuto subire l'onta di uno spareggio perso con la Juve Stabia dopo aver dominato il proprio girone. Ha aspettato ancora prima di ritornare tra i professionisti, trascinato dalla sagacia tattica di Gigi Boccolini e dai gol di Nicola D'Ottavio. Infine, ha dovuto attendere altri 5 anni, nei quali ha vissuto tante amarezze. L'eliminazione dai playoff contro il Savoia, poi una salvezza risicata all'ultima giornata, infine la cocente delusione di 2 finali perse una dietro l'altra. Una ad Avellino contro la Turris, quando bastava anche un pari per staccare il biglietto buono. Un'altra a Lecce, con il Crotone, dopo che un gol di Petit aveva regalato solo un'effimera illusione. Dodici anni di attesa per arrivare al 13 giugno 1999. Sono le 7 della sera, l'ora dei vespri, l'ora in cui il sole va a dormire dietro le montagne e le massaie cominciano a preparare la cena. Sono le 7 della sera quando a Lecce, in questo estremo lembo di terra, piccolo ritaglio della piccola Italia, il sospiro di 2000 anime accompagna in rete il pallone calciato da Rosario Compagno, che vale la C1.
è l'ultimo atto di una storia lunga e appassionante, durata 11 mesi, ricca di gioie e dolori, per nulla avara di emozioni, tutte da custodire gelosamente nello scrigno dei pensieri. Ed è la storia che ci apprestiamo a raccontare. La stagione 98-99, la quinta consecutiva di C2 per lo Sporting Benevento, non nasce sotto una buona stella. L'amarezza nell'aria si taglia col coltello e le voci di smobilitazione si fanno sempre più insistenti. A luglio tengono banco le vicende societarie. Si fa avanti per acquistare la società l'avvocato Fulvio Facchiano. Alla fine salta tutto, ma il sodalizio giallorosso opera ugualmente quel rimpasto dirigenziale annunciato da tempo. Sulla poltrona più importante di via 24 Maggio sale Renato Pedicini, che dopo aver sponsorizzato la squadra nel campionato precedente, accetta di prendere il posto di Gianraffaele Cotroneo. Il primo atto del neo presidente è l'ingaggio del nuovo allenatore. La scelta ricade su Francesco Dellisanti, soffiato sul filo di lana alla Battipagliese. Pugliese di San Giorgio Ionico, allenatore stimato, zonista convinto, è stato il migliore al supercorso di Coverciano. Un biglietto da visita niente male. A lui il compito di riportare il bel gioco e, si spera, le vittorie all'ombra dell'arco di Traiano. L'obiettivo dichiarato è la qualificazione ai play-off. La società non fa follie e, dopo aver ceduto Passiatore al Catania, si muove in sordina sul mercato. Partono tutti i migliori della passata stagione. Armellini, Maiuri, Mancini, Sampino vanno via in cerca di nuovi stimoli. Il Benevento scommette sulla vecchia guardia, su gente come Mastroianni, Petitto e De Simone. Richiama i giovani del vivaio come Cristian Galliano. Ottiene da Bari due promesse, Campo e Voglino. Poi si assicura Dei, Bertuccelli e Mariani. È una squadra che prende forma, ma che ha bisogno di altri ritocchi. A fine agosto arrivano Ruggero, dall'Ischia, e Di Giulio, strappato alla Nocerina che l'aveva messo nel ripostiglio dopo averlo prelevato dal Castrovillari. Non viene considerato uno squadrone il Benevento, ma l'impressione è che questa squadra, pur non essendo tra le favorite e pur avendo ancora bisogno di qualche ritocco, possa fare la sua onesta figura. Il campionato del Benevento prende il via all'Aquila in una torrida giornata di fine estate. Gli ingredienti per partire bene ci sarebbero tutti. Si gioca sul campo di una neopromossa che ha altro per la testa, afflitta da una crisi societaria che porterà di lì a poco alla cessione della squadra e al cambio di presidente. È un brusco risveglio, invece, quando Tribuna, dopo 9 minuti, infila Dei approfittando di uno svarione della difesa giallorossa. Un rigore procurato da Guida e trasformato da Disidoro serve solo a rinviare il crollo del Benevento e a metà ripresa viene infilzato dall'ex di turno. Alessandro Cagnale, con un'incocciata vincente, consuma la sua vendetta e condanna la ciurma giallorossa a bere il primo amaro della stagione. Le espulsioni di Negro e Campo, nell'ultimo quarto d'ora, completano la cronaca di una giornata da dimenticare. All'esordio casalingo, il Benevento affronta la Juve Terranova. La delusione per la figuraccia in terra abruzzese è ancora cocente. Di Dio, dopo neanche 2 minuti, porta in vantaggio i gelesi. Il Santa Colomba ammutolisce e quando Petitto viene espulso, la frittata sembra proprio fatta. Ancora una volta però ci pensa Disidoro, che si guadagna e trasforma il rigore del pareggio a metà ripresa. Ma le emozioni non finiscono qui. Prima Dei para un rigore al libero, salvando la baracca e sfatando il tabù dell'ex. Poi, quando l'ultimo granello scende giù nella clessidra, Mariani indovina l'angolo giusto e regala 3 punti insperati al Benevento. Finisce così, con la grande festa degli stregoni, una partita decisamente vietata ai deboli di cuore. Contro il Giuliano si gioca ad Avellino. Il Benevento ritorna sul luogo del misfatto a poco più di un anno dalla finale persa con la Turris. E il Partenio si conferma indigesto, visto che i giallorossi ingoiano 2 bocconi amari firmati da Campilongo e Pisani.
e tornano a casa con le pive nel sacco. Di strada da fare, ce n'è ancora tanta. Il 27 settembre è il giorno più brutto per Franco Degli Santi. Al termine di una gara non bella, ma giocata alla pari contro il Catania, grande favorita per la vittoria finale, il Benevento viene beffato da un gol di Lugnan in pieno recupero. Piovono fischi sui giallorossi e la panchina dell'allenatore di San Giorgio Ionico scotta come un ferro da stiro. L'indomani, al termine di una lunga riunione nella sede di Via 24 Maggio, i soci dello Sporting confermano l'allenatore pugliese, ma è una fiducia a tempo, condizionata al risultato della partita con il Castrovillari. Così, dinanzi al suo pubblico e contro la sua ex squadra, Degli Santi si gioca il suo futuro. Il tecnico si affida al giovane Campo, schierato dal primo minuto come under 21 titolare, e il fantasista barese non tradisce la sua fiducia. Il Benevento sembra rinato, offre una prova maiuscola e costruisce una barca di occasioni da rete. Nella ripresa c'è anche l'esordio di Marra. Manca solo il gol, ma la prestazione degli stregoni lascia tutti soddisfatti. Degli Santi resta e il futuro sembra roseo. La vittoria è nell'aria e arriva a Torre del Greco, proprio contro la Turris. Decide una staffilata di Petitto a 20 minuti dalla fine. Non c'è però solo festa in questa giornata. Ruggero si infortuna gravemente. Verrà operato due volte, prima al menisco e poi ai legamenti, e rientrerà solo dopo 6 mesi. Il professore mi ha detto che ci sono delle piccole complicazioni che postumi che magari sono rimaste dall'operazione che ho ricevuto 40 giorni fa da Avellino. Alla 7ª giornata, il Benevento riceve la visita del Casarano dei giovani, anzi dei ragazzini, perché quello allenato da De Pasquale è un gruppo di sbarbatelli che pare destinato alla retrocessione. È il giorno dell'esordio di Rosario Compagno, tesserato in settimana al mercato di Milano. Ci sono tutte le premesse per fare bene, eppure il Benevento fa una fatica del diavolo. Passata in vantaggio con un eurogol di Guida, la squadra di Degli Santi non sfrutta una superiorità numerica. E dopo l'espulsione di Disidoro, chiude l'incontro solo nel finale, grazie a un preziosismo di Bertuccelli. Per il bomber messinese è il primo brindisi in giallorosso. Il Benevento comincia a risalire la classifica. Ma la serie positiva degli stregoni si ferma a 3 giornate. A Trapani, la truppa sannita viene ferita al cuore nei minuti di recupero da un gol di Conte, bravo a sfruttare una dormita collettiva della retroguardia giallorossa. Brucia, però dobbiamo guardare avanti, cercheremo un pochettino di migliorare sotto certi aspetti, nella speranza che queste partite perse al 95esimo insomma non si verifichino più. Nona giornata. I giallorossi ricevono la visita del Frosinone di Claudio Di Pucchio. Il Benevento esplode nella ripresa grazie agli uomini della panchina. Prima segna Massaro. Poi si scatena Marra, che segna al primo pallone toccato e si ripete poco dopo dal dischetto. Il soldatino inventa un nuovo modo di festeggiare, mettendosi sugli attenti dinanzi alla bandierina. È una vittoria convincente, che scaccia tutte le ombre del passato e che segna l'inizio del momento migliore degli stregoni. Il Benevento passa anche a Chieti. Contro la formazione di Bruno Pace, i giallorossi offrono una grande prova caratteriale. Apre le danze Scarpa su calcio di rigore. In avvio di ripresa, Bertuccelli firma il pareggio. Poi Terzaroli porta nuovamente in vantaggio i neroverdi. Quando la sconfitta sembra inevitabile, Degli Santi tira fuori dal cilindro Marra e la storia si ripete. Accade tutto nel finale. L'attaccante calabrese entra e fa subito gol. Poi si guadagna un rigore allo scadere e lo trasforma con grande freddezza. Finisce 3-2.
il Benevento continua la sua marcia di avvicinamento alla vetta della classifica. Il campionato si ferma per l'arrivo della nazionale. Nella bomboniera del Santa Colomba, le nazionali Under 21 di Italia e Spagna dimenticano di portare i confetti e danno vita ad una amichevole fiacca che regala pochissime emozioni. La Under 21 è venuta due volte in un anno e mezzo, il che è un fatto abbastanza eccezionale. Sembra strano che questo stadio ospiti soltanto una squadra di Serie C2. E beh, insomma, noi cominciamo a fare gli auguri per la crescita di questa squadra di C2, che possa crescere e passare alle categorie superiori. Alla ripresa del campionato arriva il Nardò. C'è grande attesa per questa sfida, che propone il motivo succoso del ritorno di Pino Raffaele al Santa Colomba, a 5 mesi dalla sciagurata finale di Lecce. Delli Santi inserisce Marra dal primo minuto e si affida così alla Formula 3. 3 punte e 3 gol, firmati da Marra, nel finale del primo tempo, Bertuccelli, con uno splendido pallonetto, e Guida, in contropiede. È anche la terza vittoria consecutiva. Il Benevento ha ormai messo le ali. E su queste ali la squadra di Delli Santi passa anche a Roma. Sul campo di Casal del Marmo, i giallorossi si schierano in formazione rimaneggiata. Mancano De Simone, Petitto e Guida, tutti squalificati. E il capitan Mariani è costretto a scendere in campo in condizioni precarie. Decisivo, ancora una volta, Francesco Marra. Segna di testa allo scadere del primo tempo e firma la quarta vittoria consecutiva del Benevento, che balza a soli 2 punti dalla capolista Cavese. Proprio la Cavese è di scena al Santa Colomba nella 13ª giornata. È la gara più attesa. Per l'accesa rivalità tra le due tifoserie, dopo gli incidenti del passato, per le scaramucce fra i due tecnici, per la possibilità del sorpasso in classifica. Il Benevento mette la freccia, ma deve rientrare nella sua corsia e rimandare l'operazione primato. Un errore di Dei manda in gol Spilli, ma nel finale Massaro si procura il rigore del pareggio, trasformato implacabilmente da Disidoro. Finisce 1-1, ma il Benevento esce dal campo con una nuova e più salda convinzione nei propri mezzi. E penso che abbiamo dato una bella lezione di struttura e di dislocazione tattica. No, assolutamente, il miglior calcio del girone lo dico io senza falsa modestia, lo fa il Benevento. Il miglior calcio, allora se quello della Cavese è calcio, allora le devo dire che il Nardò ha giocato molto meglio della Cavese. 7 giorni dopo si va a Tricase. Dall'altra parte c'è ancora un ex, Piero Santin, un tecnico che ha lasciato tanti amici e bei ricordi all'ombra della dormiente. Dopo 3 vittorie e 3 sconfitte, arriva il primo pareggio esterno per la compagine di Delli Santi, che prima fa la cicala e poi rischia grosso nel finale, quando resta in 9 per le espulsioni di Disidoro e De Simone. Tutto sommato, poteva finire molto, ma molto peggio. Contro il Sora, il Benevento porta a 7 la striscia di risultati utili consecutivi. Il tempo ha raffreddato le passioni e così quella che doveva essere la grande rivincita degli ultimi play-off viene vissuta come una gara come tante. Accade tutto nel finale. Una punizione di Guida e un meraviglioso gol di Di Giulio mandano di traverso a Pino Petrelli l'esordio sulla panchina ciociara. Venuto fuori prepotentemente la migliore organizzazione del Benevento ed è venuto fuori in maniera eclatante una netta preparazione fisica migliore. Siamo stati surclassati, ripeto, sia dal punto di vista dell'organizzazione, dell'interpretazione della partita nei momenti cruciali, e siamo venuti anche meno sul piano atletico perché i nostri avversari arrivavano con netto anticipo su tutti i palloni. Quello del 98 passerà alla storia come il Natale dei panettoni avvelenati. E uno dei panettoni all'arsenico finisce anche sulla tavola del Benevento. Glielo regala Marsic a Catanzaro,
in una partita stregata per i sanniti. La squadra di Deli Santi resta subito in 10 per l'espulsione lampo di Alex Negro. Regge bene per un tempo, ma capitola in avvio di ripresa per opera dell'attaccante triestino, che beffa Dei con un tiro non irresistibile dal limite dell'area. È il quinto stop stagionale del Benevento, che chiude l'anno solare con l'amaro in bocca. Neppure le vacanze natalizie regalano il sorriso a Deli Santi, che perde per infortunio Di Giulio e compagno. Inizia il periodo peggiore del Benevento. Alla lunga serie di incidenti si aggiunge anche il problema di Isidoro, divenuto ormai un personaggio scomodo. I tifosi lo contestano, in squadra trova sempre meno spazio. Si fa avanti la nocerina, che propone uno scambio con Nunziato, ma la trattativa va per le lunghe e intanto incombe il campionato. Alla ripresa il Benevento ospita il Messina e lo fa con mezza squadra fuori. Mancano Mariani, Ruggero, Di Giulio, infortunati, oltre a Petitto e Negro, squalificati. Deli Santi è costretto a inventarsi la formazione, con Mastroianni e compagno che finiscono a fare i centrali difensivi. Una formazione decisamente rattoppata, insomma, che però compie ugualmente l'impresa. Marra sigla il primo gol sul rigore, nel finale di primo tempo. Poi Isidoro va a segno con uno splendido pallonetto. È quasi il suo passo d'addio. Sono contento di aver fatto gol più che altro per smentire tutte quelle cose di che Cristiano Isidoro a Benevento non può stare. Comunque io se dovessi andare via sono contento lo stesso, cioè non è che io se deve venire una persona che può dare più di Isidoro ben venga a Benevento, perché io stravedo per questa città, insomma, sono rimasto perché so che si può far bene, so che c'è entusiasmo, c'è voglia, 2 anni che ci si prova e non ci si riesce mai. Speriamo che questo sia l'anno buono e vorrei essere, insomma, di questi ragazzi. Il Benevento chiude il girone di andata con 30 punti, 4 in meno della capolista Catania, ma ben 5 in più rispetto alla precedente stagione. L'entusiasmo è alle stelle, la fiducia ritrovata del tutto. La fase discendente della stagione comincia con la partita con l'Aquila. Il Benevento parte a razzo, segnano Bertuccelli e Marra e la pratica sembra pronta ad essere spedita in archivio, ma un gol di Marchetti prima dell'intervallo riapre i giochi e nella ripresa, ad un quarto d'ora dal termine, Perna firma il 2-2. 7 giorni dopo il Benevento si reca a Gela. Prima della partita viene aggredito Totò Bertuccelli. La squadra entra in campo sconvolta e distratta, e i siciliani ne approfittano. Segnano Di Dio, ancora lui, e Caputo. Benevento, di nuovo KO. In settimana, la società torna sul mercato. Chiude la trattativa per la cessione di Isidoro al Fiorenzuola e regala a Deli Santi la ciliegina sulla torta, prelevando Andreoli dal Cosenza. Il centrocampista di Fuscaldo viene accolto come il messia della pedata. La città sente che può essere l'anno buono. Da parte mia ci posso promettere soprattutto l'impegno, perché è stata la cosa che mi ha accompagnato un po' nella mia carriera, voglio dire, anche se modesta. Speriamo di, appunto con il lavoro insieme a tutti i compagni, di raggiungere quell'obiettivo che tutti quanti, tutta la città, tutti i tifosi si aspettano e che tutti noi ci aspettiamo. Andreoli fa il suo esordio nella partita col Giuliano quando entra a rilevare l'infortunato Mastroianni. Il Benevento dilaga, finisce 6-1 con una rete del rientrante Di Giulio. Una doppietta di De Simone ai suoi primi gol in giallorosso e con Bertuccelli, Marra e Massaro che completano la festa. Per il Giuliano, il punto della bandiera lo firma Corazzini su calcio di punizione. La vetta dista solo 2 punti. L'euforia dura poco. I nuovi infortuni di Di Giulio e Mastroianni mettono nuovamente nei guai Deli Santi.
La società, intanto, chiude la campagna acquisti, prelevando il Baby Galassi dal Brescia e José Sparti dal Trapani. Ma nonostante i rinforzi, a Catania, nella partita decisiva per la corsa al primo posto, il tecnico è costretto nuovamente a schierare una squadra rabberciata. Finisce 2-0 per la squadra di Cucchi. Sette giorni dopo, il Benevento è nuovamente di scena in trasferta a Castrovillari. È il ritorno in patria del profeta degli Santi e dei suoi discepoli Di Giulio, Bertuccelli, Andreoli e Dei. La partita si mette subito male. Mariani esce dopo 3 minuti. Dei viene espulso qualche attimo dopo per fallo di mani fuori area. Ma il Benevento, che perderà per espulsione anche Guida e Petitto, se la cava egregiamente, grazie alla straordinaria prova di Roberto Izzo, che compie una serie di miracoli. Nel finale, Bertuccelli sfiora anche il gol vittoria, mentre si fa male Sparti. Anche per lui, rottura dei legamenti. La sua esperienza giallorossa finisce ancor prima di cominciare. È ancora una squadra incerottata quella che ospita la Turris al Santa Colomba. Tra infortuni e squalifiche mancano Mariani, Ruggero, Mastroianni, Di Giulio, Sparti, Petitto, Guida e Dei. Ma ancora una volta il Benevento raschia il fondo del barile per trovare le ultime energie e il carattere necessario per imporsi nel derby. Un pizzico di fortuna aiuta Bertuccelli, bravissimo ad approfittare di un rinvio maldestro di Di Muro. Abbiamo perso, tipo fantoziano, abbiamo vinto il Benevento. Meriti del Benevento e dei meriti della Turris. Tanti e tanti dei meriti per la Turris. Lo stesso Bertuccelli si fa male nel secondo tempo e finisce addirittura all'ospedale per una forte distorsione alla caviglia. Piove sul bagnato, insomma. In compenso arriva la sosta, attesa e benedetta da tutti come manna dal cielo. Alla ripresa del campionato, il Benevento va a Casarano e rimedia un nuovo stop esterno. La delusione è tanta, specie se i giustizieri si chiamano Murciano, illustre sconosciuto, e Sardone. Per fortuna, il Santa Colomba si conferma medicina di tutti i mali. Contro il Trapani di Andrea Pensabene, gli stregoni soffrono per un'ora, ma alla fine trovano lo spazio per passare. Ci pensa De Simone, con una rasoiata da fuori area a sbloccare la fase di stallo. Poi, 3 minuti dopo, arriva anche il primo gol in giallorosso di Matteo Galassi, con un grande stacco di testa. Lo dedico alla mia famiglia perché mi è sempre vicino, anche quando sto lontano da casa, ma mi è sempre vicino, li sento. Poi penso basta. Speriamo di continuare così. La carovana si rimette in viaggio e rende visita al Frosinone. È una gara tesa e nervosa. Entrambe le squadre si giocano una grossa fetta del proprio futuro, pur essendo in lotta per obiettivi totalmente opposti. Uno svarione difensivo del Benevento manda in gol Natale, poco prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, ad un quarto d'ora dalla fine, la generosità dell'arbitro Pieri regala ai giallorossi un rigore dubbio per atterramento di Bertuccelli. Dal dischetto, Marra non fallisce. Un punto che fa morale e che rinvia tutto alla settimana successiva. Benevento Chieti si gioca in notturna, di lunedì, ed in diretta via satellite. La partita la gioca e la vince solo il pubblico del Santa Colomba, ancora una volta artefice di una magica cornice. In campo, invece, le due squadre danno vita ad una gara scialba, da sbadiglia, e la pioggia torrenziale non aiuta certo a creare spettacolo. Finisce a reti bianche e per il Benevento comincia un periodo nerissimo. La conferma del momento no arriva sul campo di Nardò. Il Benevento non demerita nel primo tempo, ma poi crolla ancora nella ripresa. Un rigore dubbio trasformato da Monaco spiana la strada ai Granata, poi Maschio chiude i conti in contropiede. Vengono espulsi Petitto, ingiustamente, e Bertuccelli, colpevole di aver protestato in maniera troppo vivace. Martedì 30 marzo, alla ripresa degli allenamenti, la tifoseria scatena tutta la sua rabbia sulla squadra,
bombardata di frutta e ortaggi. Una violenta contestazione che fa tornare indietro di un anno alla disfatta di Sora. Il presidente Pedicini impone un nuovo silenzio stampa alla squadra, ma non serve a battere la strea. Già condannata alla retrocessione, la squadra di Sabadini costringe il Benevento al secondo 0-0 casalingo consecutivo. La ciurma giallorossa è nella bufera, il sogno del primo posto definitivamente abbandonato, i play-off addirittura a rischio. Con l'obiettivo di difendere almeno il quinto posto, traguardo minimo della stagione, il Benevento si reca a Cava dei Tirreni. Dellisanti vara la squadra da trasferta, lasciando in panchina Marra e schierando Campo come trequartista. In una partita maschia e nervosa, il Benevento riesce a spuntarla grazie ad un gol di Bertuccelli. Nel finale, i giallorossi vengono aggrediti in campo e nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi. Le immagini finiscono a Striscia la Notizia. La Cavese, pur avendo il campo diffidato, se la cava con un'ammenda. Termine della partita tra Cavese e Benevento, alcuni giocatori giallorossi sono stati colpiti con calci, pugni e addirittura ombrelli. Oh, a un calciatore sono stati persino applicati 4 punti di sutura alla nuca, una roba incredibile. Ma la cosa più clamorosa, il mio Gabibun, è che il campo, nonostante fosse già diffidato il campo della Cavese, la società ha avuto solo 3 milioni e mezzo di multa, ma ti rendi conto? Ma guarda cosa è successo, rivediamo quegli episodi lì, vediamo. È una cosa allucinante. Vediamo, è allucinante. L'arbitro ha appena fischiato la fine e guardate cosa accade al centro del campo. Un invasore solitario entra in campo e praticamente sotto gli occhi del guardialine colpisce con uno schiaffo il portiere del Benevento e se ne va. Nessuno interviene, nessuno lo ferma, infatti indisturbato se ne ritorna 4-4 alla sua amatissima curva. Tutto questo sotto gli occhi dei poliziotti che non hanno alzato un dito. Vedete, se ne stanno tutti ammassati all'ingresso degli spogliatoi. Ma la rissa continua. È ancora un giocatore del Benevento a farne le spese. Guardate infatti che pugno riceve in faccia. Guardate che roba. E intanto fate attenzione a quest'altro uomo all'ingresso degli spogliatoi che abbiamo accerchiato. Tiene in mano un ombrello come se niente fosse, ma come si avvicinano i giocatori del Benevento, lo brandisce come un manganello. Infatti, vedete, colpisce violentemente un altro giocatore della squadra ospite. Rivediamolo. Guardate con quale violenza colpisce il giocatore. E i poliziotti lì attorno non si accorgono di nulla. E guardate quest'altro signore con il giaccone blu. Guardate, fa uno sgambetto al giocatore del Benevento. Bravo, bel gesto sportivo. Ma la caccia all'uomo non finisce qui. Guardate che gragnuola di calci e pugni investe un altro giocatore del Benevento. Molti diranno che queste cose sui campi di calcio accadono spesso, ma noi ve le mostriamo proprio nella speranza che, vedendole, la gente rifletta un po' di più, e anche la Lega Calcio! Il 25 aprile, giorno della liberazione, il Benevento mette la serie ipoteca sui play-off. Al Santa Colomba arriva il Tricase, che prova a fare il solletico agli stregoni grazie al gol di Donofrio in apertura di secondo tempo. I giallorossi non si abbattono, Marra e Mariani fanno il ribaltone e il Benevento sale al terzo posto in classifica. Ora serve solo un pareggio a Sora per completare l'opera e il Benevento lo ottiene. Altomei segna Bertuccelli. Poi pareggia Balestrieri, bestia nera dei giallorossi. Finisce 1-1 e grazie ai risultati favorevoli che giungono dagli altri campi, il Benevento è matematicamente nei play-off. Il resto è storia recente. Contro il Catanzaro, in casa, i giallorossi sciupano la possibilità di conquistare il terzo posto e 7 giorni dopo, a Messina, vengono puniti dal solito Torino, che condanna il Benevento al quarto posto, come un anno fa. La storia si ripete. Nuovamente ai play-off, dunque. Per il Benevento, gli spareggi promozione non hanno più alcun segreto. Vi prende parte per la quarta volta in 5 anni, un vero record di partecipazioni. Di fronte, in una calda giornata di fine maggio, c'è il Catanzaro di Giancarlo Morrone, in un match che offre molti spunti gustosi.
Si ripete la semifinale di 2 anni prima, quando la squadra di Silva eliminò quella di Lavezzini. Ma è anche e soprattutto la rivincita della formazione sannita contro il tecnico argentino, che nella stagione precedente aveva giustiziato il Benevento con il suo Crotone a Lecce. Il Benevento, senza giocatori importanti come Compagno, Luisi e Sparti, è obbligato a vincere, ma la partita si mette subito in salita. Dopo 7 minuti, un errore clamoroso della difesa sannita manda in rete Anton Giulio Bonacci, che firma così il classico gol dell'ex. È una mazzata fra capo e collo che fa vedere le stelle alla squadra di Degli Santi. Ci mette un bel po' il Benevento prima di riprendersi. Poi accende lo stereo e al ritmo di samba confeziona 20 minuti di grande calcio. Bastano 4 giri di lancette per ribaltare il risultato. Al 37esimo Bertuccelli confeziona un cross perfetto per Petitto, che si fa trovare puntuale all'appuntamento con la sfera e la spedisce alle spalle di Cerretti. Poi, al 41esimo, Di Giulio verticalizza per Marra, che dà fondo a tutte le sue energie per arrivare sul pallone e scodellare in mezzo a un rasoterra invitante per Bertuccelli, che sigla il 2-1. È questo anche il risultato finale, dopo che Cerretti ha compiuto un'autentica prodezza su Marra in avvio di ripresa. Il primo round va al Benevento, ma il verdetto è rinviato alla sfida di ritorno del Ceravolo. La nota stonata del giorno è il grave infortunio a Mimmo De Simone, che si scontra con Bevo e riporta la frattura della sesta costola. Finisce qui il campionato del centrocampista partenopeo, che sarà poi eletto miglior giocatore del girone. È una partita infuocata quella che si gioca a Catanzaro 7 giorni dopo. Il capoluogo calabrese è una bolgia. La sconfitta dell'andata sembra un risultato addirittura comodo per la squadra di Morrone, a cui basta la vittoria col minimo scarto per entrare in finale. Il Benevento, invece, scende in Calabria con grande umiltà, portando in valigia l'abito da trasferta. Degli Santi ha preparato a puntino questa sfida nel corso della settimana e al Ceravolo mette in tavola un vero capolavoro tattico. Rinuncia al bomber Marra e vara una squadra simile a quella che ha fatto bene nelle ultime trasferte. È la mossa vincente. Il Benevento amministra la partita nel primo tempo, poi piazza il colpo mortifero nella ripresa. I giallorossi segnano 2 volte. La prima con Bertuccelli, servito splendidamente da campo. L'arbitro Dondarini, però, annulla su segnalazione del guardalinee. Una decisione che lascia perplessi un po' tutti. Ma 2 minuti dopo, il Benevento concede il bis. Lunga apertura di Andreoli che innesca Bertuccelli. L'attaccante vola sulla sinistra e appoggia in mezzo. La palla, deviata da Ciardiello, finisce a campo che insacca nella porta sguarnita. È il primo gol del fantasista barese tra i professionisti, un gol che vale l'accesso in finale. Gli ultimi minuti sono di atroce sofferenza per i tifosi sanniti. Dei compie 2 prodezze prima di capitolare sul tiro ravvicinato di Selva. Finisce 1-1. Il Benevento è in finale per il 3º anno di fila. Il 13 giugno cala il sipario sul campionato. Il teatro scelto per l'ultimo atto è lo stadio di Via del Mare a Lecce, lo stesso che un anno prima aveva salutato le gesta del Crotone e assistito al crollo del Benevento. Anche stavolta l'avversario è una neopromossa, il Messina di Stefano Cuovi. Alla squadra di Degli Santi non resta che accettare ancora una volta i panni di Davide contro Golia. Umiltà e bel gioco sono gli ingredienti che l'hanno proiettata in finale. Ed è a questi ingredienti che il Benevento fa ricorso ancora una volta per l'ultima impresa, la più bella, quella che trasforma in oro il sudore versato per un anno intero. È una partita viva, sin dalle prime battute. Prima ci prova Del Nevo, poi Andreoli, ma senza fortuna. Torino ha la sua ghiotta occasione, ma Mastroianni lo infastidisce e il suo tiro è sporco. Andreoli viene messo giù da Milana e invoca un rigore. L'arbitro lascia proseguire. In avvio di ripresa giunge la grande beffa. Scaringella va in gol in contropiede e manda in orbita il Messina. La truppa di Degli Santi però non demorde e dopo 4 minuti di paura Bertuccelli rimette le cose a posto.
A tempo scaduto, Soffritti espelle Corino per un fallo su Massaro. Si va ai supplementari. Il caldo torrido è il nemico comune. I primi 15 minuti scorrono via senza che nessuna delle due squadre concluda nulla. Il Messina si accontenta. Il Benevento rischia il tutto per tutto. Prima Dei si oppone a Scaringella. Poi è la sorte a spedire fuori la conclusione del centrocampista a porta vuota. Poi, al quarto minuto del secondo supplementare, Massaro trova il corridoio giusto. Appoggia in mezzo dove c'è compagno. Destro raso terra. La palla lentamente si insacca nell'angolino basso. L'attesa, durata 12 anni, è finita. È una notte speciale quella che attende il ritorno della banda sannita dal Salento. Una notte magica, in cui la gente scende dalle case e si ritrova in piazza in un unico abbraccio per gustare le immagini di un'impresa indimenticabile. La magia continua al Santa Colomba quando si accende l'interruttore per accogliere i giocatori appena sbarcati dal pullman. Lo stadio è pieno come non si è visto mai e le emozioni, beh, non si possono raccontare. Si può solo cercare di fermare nella memoria le immagini di questa lunga, calda, frenetica giornata di inizio estate che per un giorno ha fatto sognare tutta Benevento. La nostra storia finisce qui, ma voi raccontatela ancora. Raccontatela a chi non l'ha vissuta o a chi l'avrà già dimenticata. Per tutti sarà un modo per imparare a sognare. A sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse il motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha davvero avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei il sole in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, che
cavalcando aquiloni, oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Sognare, non smetterò.